tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video recensione. Nel frattempo la fotocamera mi sembra molto bassa, quindi aspettate un attimino per l'inquadratura che la alzo, la sollevo, perché se no non mi vedete. Ok. Oggi video recensione. Vi ricordate, un attimino mi sistemo, quanti intoppi oggi, vi ricordate l'ultima volta? Vi metterò qui nel pallino informazioni lo smartwatch, il video dello Vi metterò qui nel pallino delle informazioni il video in cui recensivo lo smartwatch che mi era stato inviato dal rivenditore di Amazon, LaTeX o LaTeX. E oggi appunto vi parlerò di questi altri 5 smartwatch, sempre del rivenditore di Amazon, LaTeX, che mi ha inviato, e ve ne parlerò. Vi comunico stavolta che la spedizione non è stata parecchio veloce, ho atteso circa 10-12 giorni al massimo, se non mi cadono. Tutti questi smartwatch, io non so come fare veramente. Ok, 3 sono uguali, 2 pure. I 3 uguali sono così. Non sono come quello della scorsa volta, appunto, in cui potevo inserire la SIM e la micro SD, quindi poi era un telefono a tutti gli effetti. Questi sono dei classici smartwatch. Questi sono i primi 3. Adesso ve li mostro nelle proprie caratteristiche. Già sono state tutte quante, tutti 5 smartwatch messi sotto carica, provati uno ad uno almeno una volta al giorno, andavo a sminchiarli un po', a smanettarli un po', e adesso ve li mostro bene. Innanzitutto voglio dirvi che la carica di questi smartwatch è molto più veloce rispetto a questi due. Questi due invece sono i classici da fitness. Vi parlo adesso di questi qui, ve ne mostro uno. Allora, il primo che mi è arrivato è questo, non conteneva praticamente nessuna plastilina, nessuna cover per proteggerlo, era già praticamente nudo e crudo, non ha né la pezzatina all'interno, solo il cavetto e forse il foglio, sì, il foglio delle istruzioni all'interno, quindi deduco che sia stato proprio messo dal mercato, provato dal rivenditore e poi dato a me, tipo, oh, sbrigatela tu, vedi com'è combinata questa cosa. E niente, adesso vi mostro proprio le caratteristiche. Gli altri invece sono tutti imballati alla perfezione, col cavetto sistemato bene, col foglio illustrativo, e anche qui ben imballato, così anche l'altro. Dunque, vi voglio prima parlare di questo smartwatch, ovviamente touchscreen, non stiamo scherzando. Ok, allora iniziamo subito, lo accendiamo. Il cinturino innanzitutto è così, molto più comodo rispetto agli altri smartwatch che mi sono arrivati, perché è quello classico con la chiusura in questo modo, come potete vedere. Ho già impostato l'orologio, la data, tutto il resto, e niente, iniziamo comunque a smanettarlo. La batteria è un po' scarica perché sì, ci ho giocato un po'. Hanno il vizio sti smartwatch benedetti, scusate se si vede la fotocamera dietro, ma sto registrando, ragazzi, sto facendo tutte cose manualmente, non ho un treppiedi. Hanno il vizio che ogni ora suonano, o perché mi ricordano che devo bere, o perché mi ricordano che devo comunque alzare le chiappette e muovermi, o perché comunque devo dormire, o non lo so, mi ricorda anche se che faccio, mi accendo da solo, mi spengo, mi dai una mano, o che iniziamo subito. Come vedete, questa è la schermata iniziale con l'orario e tutto il resto. Abbiamo qui la barra del Bluetooth, quello per correre oppure per quanti minuti stiamo seduti a riposo senza muoverci. Cliccando qui abbiamo il menu col Bluetooth, i contatti, le chiamate, i messaggi, la fotocamera, la musica. Ovviamente per ascoltare la musica e scaricare la fotocamera bisogna comunque scaricare un'applicazione che ci consiglia direttamente il libricino all'interno. Comunque qui ci sono le impostazioni, la grafica, c'è l'orologio, le applicazioni, tutto il resto, troviamo la lingua, la batteria, il Bluetooth, tutto il resto. Qui abbiamo gli strumenti per il calendario, l'allarme, cioè la sveglia, la calcolatrice, insomma è molto comodo. Qui abbiamo invece le applicazioni che ci servono, comunque utile per la salute. Abbiamo il riposo, da quanto tempo non stiamo facendo niente, quante volte dovremmo in teoria bere, ci ricorda questo, no? Dovete bere, perché bere è importante, soprattutto d'estate. Il pedometro, ovvero quanto tempo stiamo correndo, stiamo camminando, oppure il monitoraggio del sonno, ovvero vi considera, vi calcola tutte le ore effettive dal sonno, cioè dal momento in cui state veramente dormendo vi considera quante ore totali avete dormito. Bene, adesso vi voglio fare vedere come si collega tramite Bluetooth e la chiamata. Chiamerò mia mamma, ho detto prima, mamma mi raccomando non rispondere perché mi secco se tu cioè, mi rispondi mentre io sto registrando il video, quindi evita di rispondere. Vedete, qui c'è il viva voce e tutto il resto. Niente, chiudiamo.
Passiamo al secondo smartwatch, quello che più odio, nel senso, cioè, a me non piace questa categoria, a parte sono troppo sottili, ma non, cioè, io non ne faccio un eccessivo uso in quanto sono una pigrona, ovvero non mi vado a fare i chilometri per muovermi. Invece appunto questo, come potete vedere, serve per i battiti cardiaci, per un sacco di cose, praticamente sia per la pressione del sangue, il pedometro come quello di prima, insomma le stesse caratteristiche di quello più o meno, bene o male, solo questo per farlo funzionare, sistemare tutto l'orario eccetera eccetera, bisogna collegarlo tramite un'applicazione al telefonino, quindi bisogna fare un po' più traffici, però funziona tutto regolarmente. Adesso andremo ad aprirlo, troviamo all'interno il libretto delle informazioni, delle istruzioni in cui ci spiega come si accende, come funziona, come non funziona. Troviamo il caricabatterie, avvolto qua dentro, e il caricabatterie è proprio questo, è stranissimo perché è tipo pinza, è tipo a pinza, e per caricarlo vi faccio vedere un po' come funziona. Praticamente, se voi notate questi gancetti qui, questi dentini gialli, come funziona? Noi andremo a mettere questa pinza, una volta aperta che è così, dobbiamo mettere questi dentini all'interno degli altri dentini, tipo, sì, è proprio una pinza attaccata e poi va messa al solito, la presa USB attaccata al computer oppure al supportino stesso dello smartwatch, che però non troviamo in dotazione. Il cinturino di questo smartwatch a me lascia sinceramente a desiderare, perché non è la classica chiusura che piace a me, è quella con cui bisogna forzare tutto e insomma mi dà fastidio, devo fare una forza ogni volta assurda. Acceso questo orologio, per interesse acceso, andiamo a vedere le impostazioni. Questi sono i passi, infatti ho fatto 24 passi, immaginate quanto sono pigra. Queste sono i chilometri che non ho camminato per niente, i battiti cardiaci, insomma un sacco di cose carine. Anche questa è la sveglia, ho la ricerca del telefonino per collegarlo. Niente, spero che la mia recensione vi sia piaciuta, lo so, non me la cavo, non sono un'esperta, ma comunque mi sono cimentata, sono andata a documentarmi prima di fare una recensione, lo sapete, io studio prima di dirvi quello che davvero ho capito. Ringrazio ancora una volta il rivenditore, troverete tutto nell'info box, e niente, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio e grazie per l'iscrizione, vedo che ogni giorno diventiamo sempre di più. Un bacino, ciao ciao!